Quali sono i motivi di questa protesta? La protesta innanzitutto parte dal fatto che noi ancora per una volta il governo ci sta bloccando le retribuzioni accessorie e le specificità, non lo sblocco contrattuale come si paventa, ma bensì stiamo parlando di quelle forme di salario che costituiscono il cuore della efficienza della Polizia di Stato, per intenderci le operatività, gli assegni di funzione, gli scatti promozionali. Quindi noi non abbiamo mai chiesto un aumento contrattuale a differenza di tutte le altre categorie dello Stato, noi paghiamo come tutti gli altri cittadini ma non possiamo pagare tre volte. La Polizia di Stato e tutte le forze armate in questo momento stanno pagando il blocco contrattuale, il blocco salariale e le promozioni che sono bloccate dal 2011. È chiaro che in una situazione strategica dello Stato, qual è la sicurezza, bisogna cominciare a mettere mano a una riforma vera per un apparato che ha attualmente 5 forze di polizia spalmate sul territorio. Quali sono le vostre richieste? Le nostre richieste sono lo sblocco del tetto salariale, significa dire che ci vogliono quelle risorse che fanno di noi quella specificità che per legge ci è riconosciuta rispetto a tutto il resto del pubblico impiego. Quindi lo sblocco salariale permetterebbe di rinforzare le questure, i commissariati, i posti fissi di polizia, insomma di mettere più operatività su strada a disposizione del cittadino. Ricordiamo che la Polizia di Stato è a disposizione del cittadino e non del governo o della forza politica che in quel momento rappresenta il governo.